Professore, l'ultimo atto che prende firma per il suo mandato, ma giustamente ha lasciato al professor Leone, insomma, una carica importante su qualcosa che già esiste e va consolidato nel tempo. Beh sì, sono particolarmente felice di aver concluso questo mandato con la firma di questo importante accordo. Un accordo che consentirà alla nostra università di poter collaborare con i Musei Sistini su temi che vanno appunto dalla valorizzazione del bene culturale, alla sua conservazione, alla messa in atto di misure magari preventive perché il bene culturale non si danneggi nel tempo, ma anche perché ci possa essere una maggiore diffusione della conoscenza di questi beni culturali, tanti che sono presenti in questo territorio. Ci diceva oggi Sua Eccellenza che tante opere d'arte, alcune sono state scoperte anche recentemente, vengono assegnate, attribuite a importanti artisti, a dimostrazione di quella che era l'importanza di questo territorio nel passato e di come si riteneva fondamentale arricchire le nostre chiese, i nostri edifici con opere d'arte significative. Credo che una delle carte vincenti sia quello del creare sempre più collaborazioni per unire le forze, perché più uniamo le forze più riusciamo a difendere il territorio, i tesori che ci sono consegnati dal passato, che dobbiamo proteggere e anche promuovere in modo tale che vengano conosciuti. Quindi questa convenzione io la vedo in maniera molto molto positiva per la collaborazione, ma anche per le possibili ricadute su quanto i 10 Musei Sistini stanno conservando sul nostro territorio. Da qui ne verranno delle collaborazioni, delle promozioni, delle possibilità ulteriori che la convenzione permetterà di raggiungere. Ecco, non dobbiamo perderlo questo patrimonio culturale, noi faremo di tutto, così come faremo di tutto per far sì che le popolazioni rimangano su questo territorio, perché magari hanno delle attività da svolgere, hanno la possibilità di collaborare, di svolgere un'attività nel settore del turismo, nel settore della cultura, nel settore della ricerca. Le giovani generazioni devono trovare qui dei motivi per fermarsi e l'unico motivo probabilmente è che potranno trovare delle situazioni di grande eccellenza. Quello che poi questa convenzione farà fiorire sicuramente saranno nuovi progetti fatti insieme e nuove opportunità, anche magari ci metteremo a disposizione per i ragazzi che vorranno fare la tesi, no, con delle opere che sono esposte nei Musei Sistini, nonché tirocini, ma proprio la prossima settimana avremo già una tirocinante dell'Università di Camerino. Tanto è l'esito, il coronamento di un'esperienza che già abbiamo con il rettore Claudio Pettinari, con i docenti e la presenza oggi del nuovo rettore Graziano Leoni ci fa presagire un buon futuro. Io sono ancora il prorettore vicario dell'attuale rettore e mi pongo in continuità in tal senso. Tutto quello che è stato fatto verrà portato avanti, verrà arricchito possibilmente. Questa cosa che oggi abbiamo fatto, questa firma che è stata apposta, questo accordo quadro, è proprio la testimonianza di questa volontà. La mia presenza qua è la testimonianza della volontà di andare avanti sulla stessa strada. Unicam vuole continuare questo percorso, lo farà con il nuovo rettore, ne sono certo, esattamente come abbiamo fatto in questi anni, per seguire l'eccellenza. Questo è il nostro obiettivo e questo è l'obiettivo di Unicam. Grazie. Grazie a voi.